Amici di Ciccio Riccio, c'è Herbal Meta. Ciao amici di Ciccio Riccio. Bloccato proprio così, sì, ti abbiamo bloccato. Allora, sei qui perché devi presentarci queste tracce di Umano. Intanto, cosa c'è di Umano in questo CD? Tutto, cioè, in questo CD c'è tutto di Umano. Intanto è un disco che ho scritto, prodotto, arrangiato e anche suonato in gran parte da solo. Ed è Umano in quanto, siccome ho fatto tutto io e non sono un grandissimo strumentista, si sente proprio la sugna, cioè si sente più la voglia di farlo che la realizzazione in sé. E sono molto contento perché poi il risultato è privo di filtri, cioè è un prodotto bio, dal produttore al consumatore, senza nessun intermediario, ok? Chi lo ascolta, se lo ascolta attentamente, potrà capire da un ascolto attento, come dicevo prima, anche di alcuni difetti, anzi vi sfido. Scoprite i difetti tecnici che ci sono all'interno di questo disco, vediamo se sta in grado. A chi poi devono scrivere eventualmente? Possono scrivermi su Facebook, su Twitter, dappertutto. Tanto io mi occupo. Non vi risponde. No, mi occupo personalmente di Corali perché non posso demandare. Insomma, un rapporto come fai? Cioè, no, non puoi demandarlo, è terribile. Non mi piace. No, infatti, tra l'altro, non solo è un prodotto biologico, ma anche a chilometro zero, perché proprio siamo qui attaccati. Esatto. Per cui va bene così. E anche chi ha fatto la copertina è Salentino, quindi è veramente. Qui, è qui dietro. Dietro l'angolo, per cui insomma è tutto un prodotto made in Herbal Meta, Che è in provincia di Pippo Baudo, come in tutti. In provincia di Pippo Baudo, come sapete, nella regione che si trova, nella regione di. Dove si trova? Dove ti trovi? Io sono tra Puglia e Lombardia, Milano, naturalmente. La Pugliardia. Puglia. Il mio cuore ha forma di Puglia, in realtà. Ha cambiato proprio forma negli ultimi anni. Io sono stato 20 anni, ho vissuto per 20 anni in Puglia, certo. Quindi insomma. Ho iniziato a fare musica qui. E quindi. Come posso dimenticarlo? Ma no, assolutamente no. Non lo dimentichiamo perché sei ispirato anche qui. Ti ricordi quando eri bambino, con i sogni legati al cuscino. Ti ricordi quando eri capace di sentirti con poco felice. Ed è un gesto del tutto banale. Imparavi che volto avesse l'amore. Invece, io volevo dire di Odio le favole, la canzone che tu hai presentato al Festival di Sanremo. Che bello puoi dire, questa l'hai presentata al Festival di Sanremo, che non è una cosa nuova per te. L'ho presentata e per fortuna l'hanno accettata. Ma perché proprio questa, conoscendo tutte le altre tracce, devo dire che questa è sì di impatto immediato, però devo dire che ce n'erano altre tracce che io avrei portato al Festival. Sì, questo mi stai dicendo che è la traccia che ti piace di meno e no, posso anche comprenderlo. No. Ma guarda. Va bene, ma guarda, il bello di questo disco è proprio questo. Signor Meta, no. No, guardi. Signor Massimo, io non la vorrei. No, Marcello, tra l'altro, ma non fa niente. Salutiamo Massimo e non mi contraddire e non mi dare nomi che non sono miei. Però nel senso che c'erano delle canzoni che secondo me si potevano portare tranquillamente a Sanremo e sai che dibattiti avrebbero fatto? Tipo, volevo dirti. Vuoi che ti dica una cosa? Di. L'ho presentata l'anno scorso. Parola. Okay. Siamo 1-1. Va bene, Odio le favole è una canzone straordinaria. No, e non mi hanno preso. Lo so che quello è il punto. Capito, non ricordavo la tua partecipazione l'anno scorso. Ma non fa niente, non ti preoccupare, Massimo. No. Ma avrò scritto così sulla mia. Va bene. Salutiamo Clementino. Grazie. Grazie, ciao Ermal. Grazie. Questa è Ciccio Riccio, chilometro zero. Zerissimo. Però se fai così sembra 4, invece no, è 0. 0, ok. Grazie. Il futuro era bellissimo per noi.